Secondo video dove io vi consiglio, quindi oltre lo sguardo, vi consiglia cosa vedere su Disney Plus. Chiaramente è un video che fa parte della rubrica Il mondo Disney di Oltre lo Sguardo, ma tutto questo subito dopo la sigla. Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti in questo nuovo video. In questo video, il secondo video che faccio dove vi consiglio alcune cose che potete vedere in Disney Plus, chiaramente alcuni, perché fare un video con tutti sono, perché cose da vedere ce ne sono tante, ma alcuni ho fatto una selezione e io vi elencherò quello che secondo me, o meglio, non che secondo me, quello che a me piace ve lo consiglio anche a voi. Chiaramente sono pensieri miei, quindi evitiamo i commenti stupidi, perché sono semplicemente i miei pensieri, i miei gusti che io vi consiglio anche a voi di vedere. Poi siete liberi di fare quello che volete. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per essere avvisati ogni volta che Oltre lo Sguardo inserisce un nuovo video. Adesso iniziamo con il primo, John Carter, che è molto molto bello. Io l'ho visto e soprattutto ogni tanto me lo vado a rivedere, perché è veramente bello. È un film di azione e fantasia ed è fatto bene. Poi, come secondo consiglio da vedere su Disney Plus, è The Marvels. The Marvels è, secondo me, e poi i film di Disney, Marvel, Pixar sono secondo me i top. E infatti questo è veramente fenomenale, come tutti i film della Marvel inoltre, perché vi dico anche, vi svelo che sono gli unici film di fantasia che riesco a vedere bene e che mi piacciono molto, perché altri film di fantascienza o comunque di quel genere, perché io non amo proprio il genere, ma i film della Marvel mi piacciono tutti. Quindi The Marvels è, secondo me, è il consiglio che vi posso dare, perché è molto molto bello. Terzo consiglio, Iron Fist, sempre della Marvel, ed è un bello, non è la classica storia di supereroi, e c'è una bella storia dietro, quindi io vi consiglio di vedervela. E quarto consiglio, che è molto bello, io ci sto a cuore, La Casa dei Fantasmi. Allora, io vi dico una cosa, vi premetto che io non sono amante del genere, perché il genere è horror e famiglia, e non sono amante del genere dei film. Però vi posso dire che La Casa dei Fantasmi mi è piaciuto tantissimo. Ma perché? Mi è piaciuto perché dietro La Casa dei Fantasmi c'è un perché. Cioè, è ricreata ispirandosi a un'attrazione che c'è a Disney, quindi nei parchi Disney, a Haunted Mansion, si chiama proprio così. Quella attrazione dove ti immerge nel mondo dei fantasmi, della paura, quasi sia, che paura non fa, perché io l'ho fatta ed è bella l'attrazione, ma questo film più o meno diciamo richiama quello che è quell'attrazione, ed è molto 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 bello. Ho detto molti molto. Adesso andiamo al quinto, consiglio che vi do, vedere Shaun Gone. Sicuramente la pronuncia è stata pessima, come tutte le mie pronunce, però chi sta su Disney Plus ha già capito di che cosa parlo. È un bel film, un po' lentino, però è molto bello, perché è bello, appunto, non dico altro. Poi sesto Punisher della Marvel, sempre, che secondo me è il top. Anche questo è un film d'azione e tanta tanta roba, ragazzi, vedetevelo, perché ve lo consiglio proprio, ve lo consiglio, è bello, come entrano tutti i film della Marvel che ho elencato in questo video. Sono comunque dei bei film. Al settimo posto, Luke Cage, che è molto molto bello. Io l'ho visto già una volta, lo sto rivedendo, perché sono 2 o 3 stagioni, non ricordo se sono 2 o 3 sinceramente, però
Io adesso l'ho ricominciato dalla prima, ma ho già visto tutte le stagioni e sono belle. Belle, belle, belle. Bella storia, bel film. Poi, film della Marvel, sono della Marvel. Niente ragazzi, spero, amici di Oltre lo Sguardo, che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile per aiutarvi a vedere qualcosina su Disney Plus, che da vedere c'è tanto, quindi cose che mi piacciono ce ne sono tante altre, ma fare un video e elencarvele tutte diventerebbe un video di ore. Sicuramente farò altri video, ma appunto al prossimo video con Oltre lo Sguardo.